Questo dunque il drammatico bollettino della sciagura della Valve Nostra. Per il ministro dei trasporti Altero Matteoli, che ha raggiunto anche lui, appena avuta la notizia, il luogo del disastro, c'è stato un alto tasso di imponderabilità. Lo Stato è pronto alla solidarietà con i fatti. Ma sentiamo proprio il ministro intervistato per noi da Thomas Fomez. A prescindere dal fatto che poi saranno i tecnici a fare la valutazione, a capire perché è accaduto, quello che da una prima vista mi pare di capire che c'è un tasso di imponderabilità molto alto. Il treno è passato in un momento. Bastava 30 secondi prima, 30 secondi dopo, non sarebbe accaduto nulla. Il fronte dello smottamento è un fronte di circa 20 metri, non di più. Quindi c'è un tasso di imponderabilità molto alto rispetto, ripeto. Però naturalmente i tecnici poi faranno una valutazione più appropriata. Si capisce per la linea ferroviaria, le rotaie, lo scartamento è rimasto intonso, non ha subito nessun danno, è stato colpito in pieno il treno da una massa tra terra e acqua che lo ha spostato dalle linee ferroviarie e lo ha divelto creando questa tragedia. Questo è quello che è accaduto. Lo Stato adesso prevede anche un sostegno finanziario e tutto? Io sono qui naturalmente per rappresentare il governo, esprimere la solidarietà e mettere a disposizione del Presidente Durval per qualsiasi cosa ritenga che lo Stato debba fare, pur non essendo questa una linea ferroviaria di competenza delle Ferrovie dello Stato. Ma questo non vuol dire che non ci debba essere un rispetto istituzionale, una solidarietà non soltanto a parole ma anche nei fatti.